Buongiorno, Buongiorno a voi. Il corso che poi ogni tanto bloccano per, credo, il maltempo. Mauro, dal 2 maggio. In questo momento ci troviamo a Giardini Naxos perché qui è stata indicata la sede operativa per avviare le ricerche di Denise che, come tu hai detto, è scomparsa dalle ore 20 del 2 maggio, quindi sono molti giorni di cui non si hanno notizie della ragazza. Ci troviamo proprio qui, da dove è partita pochi momenti fa la colonna dei vigili del fuoco con le unità cinofughe che si stanno dirigendo e ora seguite e stanno dirigendo sul torrente Santa Venera, che è proprio qua vicino alla caserma, dove probabilmente la ragazza si è recata subito dopo che ha abbandonato la sua abitazione. Ricordiamo che la sua abitazione è stata lasciata probabilmente per un diverbio con la mamma relativo al cagnolino che aveva con sé, e infatti Denise ha portato via dalla sua abitazione proprio il cagnolino bianco, e quindi ora carabinieri, vigili del fuoco, polizie e forze dell'ordine in generale si stanno recando proprio qua sul torrente Santa Venera, che è, attraversa non solo Giardini Naxos ma la frazione di Trappitello di Taormina, dove risiede, dove si trova appunto l'abitazione della ragazza alle case popolari. Non si hanno ancora notizie di questa ragazza da giorni, come dicevamo, ma chiaramente la speranza è quella di trovarla in buona salute, sicuramente in buona salute, e che sicuramente possa ritornare agli affetti familiari. La famiglia in questo momento si è chiusa nella sua riservatezza, non vuole rilasciare dichiarazioni, e quindi non sappiamo quali sono le reazioni da parte della famiglia per questa scomparsa. La scomparsa che è stata dichiarata è stata segnalata alla stazione dei carabinieri di Taormina ieri pomeriggio, quindi una vicenda molto particolare. Si ha ovviamente grandissima apprensione per le sorti di questa ragazza, che comunque è attenzionata dai servizi sociali del comune di Taormina. Quindi la situazione è questa, si stanno aspettando anche gli elicotteri. Purtroppo la giornata non è delle migliori e quindi si aspetta una schiarita per far partire in volo gli elicotteri in modo tale da perlustrare tutta la zona. I carabinieri hanno fatto partire anche in questo momento le loro vetture, quindi non so più cosa riferirvi, e vi auguro buona giornata. No, rimani collegato, Mauro, sì. Perché chiaramente è un nuovo caso di scomparsa. Ci auguriamo che questa minore ritorni il prima possibile a casa, però dal 2 maggio, per cui sono passati tanti giorni e tante notti fuori casa, e c'è una grandissima ansia da parte... Scusa se ti interrompo, la speranza è sempre quella di poterla vedere ancora in vita o essere stata ospite magari di qualche amico per queste giornate. Ovviamente si sta cercando anche di contattarla tramite il telefono cellulare, però questo è spento da giorni. Lo so, però anche qui allora si pone l'ipotesi, no, delle ricerche, perché immagino le prime ore, sapete quanto sono importanti, dottoressa? Certo, Marano. chiaramente le speranze sono ridotte, però chiaramente si spera ancora. Ecco. No, vabbè, no, ridotte. Posso dire solo... Speriamo veramente, no, Mauro, che la ragazza sia ospite di qualche amico. Speriamo che sia ospite di qualche abitante. Ecco, cioè, è la stessa cosa che abbiamo chiesto prima, in qualche maniera, la riflessione, no? E quando arriva la denuncia, una denuncia, dottoressa Marano, per scomparsa, le prime ore sono importantissime, cioè 24... tutti gli amici, tutta la zona dovrebbe essere battuta. Assolutamente sì, le prime 24-48 ore sono 48. Fondamentali per una... Quindi bisogna capire quando è partita la denuncia di scomparsa, bisognerebbe anche leggerla per capire quali dettagli in più ci dà, perché ne abbiamo veramente pochi. Leggevo che la sorella diceva: torna a casa, ti possiamo aiutare noi, quindi è chiaro, poi sentiamo anche che ci sono i servizi sociali attivati, per cui sicuramente la ragazza...
probabilmente in una situazione di disagio. Bisogna fare un lavoro proprio di autopsia psicologica, entrare negli ultimi contatti di questa ragazza, nei suoi ultimi movimenti, capire chi ha vicino e dove possa essere andata, anche perché è uscita con questo cagnolino, quindi è probabile che sia andata da qualche amico che probabilmente, insomma, la sta... Volevo dire una cosa, aggiungendomi a quello che ha detto la dottoressa, che sicuramente da quello che ragazzo di 17 anni, no, ma possiamo immaginare, no, poi no, cosa stanno provando i genitori, cioè io non voglio neanche immaginare, siano, no? Ma proprio per questo, siccome pare che questa ragazzina si sia allontanata volontariamente e ha portato con sé questo cagnolino, io invito i genitori, con tutto che lo capisco che si chiudano nel loro riservo, di invece fare rumore, cioè di far arrivare dei messaggi a questa ragazza con ogni mezzo, che siano social, che sia televisione, che siano volantinaggio, che comunque deve tornare a casa, che non è successo nulla di grave, che l'aspettano a braccia aperte, cioè devono far sentire a questa ragazza la vicinanza e che non è successo nulla di grave e che tutto si può risolvere. Questo io invito assolutamente, cioè di fare degli appelli. Noi ovviamente cerchiamo di fare il nostro più possibile, di mettere a servizio le telecamere della Rai, di Rai 1, perché chi avesse visto questa ragazza girare nelle zone dove si trova adesso Mauro Romano, ecco, o chiamasse immediatamente le forze dell'ordine o contattasse la famiglia. La speranza è questa, che Laura, che sia da qualche amichetto, qualche compagno, abbiamo qualcuno pochi elementi, magari, abbiamo ancora pochi elementi per capire anche la tipologia di problemi che eventualmente questa ragazza ha, perché sentito il collega ha detto che è attenzionata dai servizi sociali e questo vuol dire tutto e niente, non sappiamo quale tipologia di grave, meno grave o forse per problemi anche solo economici. Ho sentito che insomma, Taormina sì, ma le case popolari, quindi non sappiamo se alla base di questo allontanamento quale sia il problema però anche il fatto che lei si sia portata il cagnolino una persona che vuole sparire e fare un gesto estremo, cioè Ecco, la faccenda del cagnolino, esatto, no, dottoressa, anche questo è da capire. Ho porto con me il cagnolino perché Lo voglio tenere con me, questo cagnolino, voglio seguirlo, nutrirlo, amarlo io. È una parte di me. Esatto. Parte di me. Ecco, quello è l'elemento che l'ha fatta andare via da casa. Infatti questo cagnolino per lei rappresenta la famiglia, cioè è proprio un transfert proprio di amore, di affetto, di accudimento, cioè tutto quello che la famiglia rappresenta, l'accudimento, per cui lo stare proprio, avere qualcuno che ti ama in maniera incondizionata, no? L'animale è proprio l'eccellenza, no? Per cui per questo io sono invece molto molto ottimista sulla sorte di questa ragazza, perché portarsi via il cagnolino e magari, scusate se dovesse sacrificarlo, non ci credo. Io credo che invece sia da un amico e in qualche modo lei si è portata la parte più affettiva di sé, avendo litigato con la madre, non so per cosa, non so per quale motivo. È chiaro che lei dice: mi porto via un pezzo di famiglia, un pezzo quello di cuore. Quello che mi vuole bene. È la cosa che mi riscalda, che mi dà coraggio. Una settimana è tanto, però. Uno può dare 2 giorni, 3, come dire, il segnale a casa, alla madre, di abbiamo litigato. Però una settimana è un po'. No, io ho adolescenti che sono stati via dei mesi. Ah, sì? Sì. Però c'è un elemento legato al cagnolino, che è anche quello che rappresenta il cagnolino al di là dell'aspetto affettivo, è che il cagnolino richiede un accudimento. Esatto. E quindi l'assunzione di responsabilità nel momento in cui c'è una frattura, di portarsi comunque un essere a cui dover badare, non indica in partenza una volontà immediata di farsi male. Esatto, è proprio quello. Sì. Quello dicevo, è il cagnolino che l'ha portato, quindi non ha intenzione di fare qualcosa a se stessa. È la compagnia, poi, il fatto di non sentirsi sola magari durante la notte, avere una presenza. Sì. Facci sapere. Ecco, allora, in questo momento le ricerche sono partite, quindi... gli amici siano stati tutti sentiti. Gli amici sì, sicuramente, cercheremo di sapere se ci sono amici che l'hanno accolta con il cagnolino, che giustamente è un pezzo di cuore che lei si è portata con sé, e quindi vedremo cosa accadrà, cosa ci diranno le forze dell'ordine nelle prossime ore. Ecco, noi per cui siamo qui come presidio e insieme a te in diretta, qualsiasi aggiornamento tu richiedici pure la linea. Intanto ti ringrazio che sei collegato con noi oggi,
E soprattutto, ecco, non so se magari qualcuno della scuola, un professore, un preside vuole fare un appello, noi ci siamo, non so se tu li hai sentiti o hai parlato. Cercheremo qualcuno che vuole fare un appello. Cercheremo qualcuno che è stato vicino, perché come ho detto prima la famiglia si è indirizzata verso la riservatezza, no, e quindi ora la famiglia a parlare, a fare, a lanciare messaggi. L'abbiamo contattata, abbiamo contattato la mamma, ma la mamma non rapporti... No, però torna a casa, torna a casa, c'è perché un genitore. Secondo me Leonora qui va sempre un po' capito, con tutto rispetto e discrezione, il rapporto tra genitori e la figlia, perché non è la prima volta che sentiamo ultimamente nelle cronache di questi allontanamenti volontari, e poi magari la ragazza potrebbe avere un fidanzatino, una scappatella. Non penso che la lite per un cane porta la ragazza ad andare via da casa. C'è qualcosa di molto più grave, che quindi magari un genitore al mutismo. Magari il fidanzato l'ha convinta ad andarsene via dai genitori per avere una storia d'amore. Non possiamo dirlo. Il problema c'era, perché sennò i servizi sociali non intervengono se non c'è un problema a casa serio. Sono stati attivati i servizi sociali, sappiamo qual è. Però bene, comunque noi siamo qui, Mauro. Quello che non mi prendi a botte, ma per qualsiasi appello. Qualsiasi novità vi facciamo subito sapere, va bene. Grazie. Grazie, intanto arrivederci. Magari ci colleghiamo. Grazie a voi. Torno alle 11 con te. Adesso vi stiamo raccontando.